Fonsis, se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. Ciao, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti anche in questo nuovo assaggiamo. È da un po' che non ne faccio uno, ma non potevo non portarvi un assaggio un po' speciale, visto che siamo alle porte di Halloween, ovvero la nuova edizione limited edition di Fonsis al cocco e lime. È un gusto che quando ho scoperto che esisteva, che appunto era un'edizione speciale appunto per Halloween, ho pensato bene di andarla a recuperare e di assaggiarla insieme con voi. Vi faccio vedere come al solito la confezione un pochino più da vicino. Come vedete, sul davanti della confezione abbiamo la tipica frase: se non ti lecchi le dita godi solo a metà, e appunto delle grafiche che ricordano molto il Dia de los Muertos messicano. Mentre sul retro abbiamo, come al solito, le informazioni nutrizionali e gli ingredienti e la condivisione con l'hashtag dedicato e il tag appunto ai social di Fonsis. Direi quindi di andare ad aprire e poi anche ovviamente ad assaggiare. Devo dire che sono molto curiosa, anche perché vi faccio vedere bene da vicino. Non vi metterò mai a fuoco, ma quello che mi interessa farvi vedere è che sì, c'è il classico, la classica forma dei Fonsis, ma se vedete hanno un colore un po' particolare, è un verde menta, un verde evidenziatore quasi tendente al blu, e il profumo ricorda tantissimo il cocco, ed è proprio il cocco l'ingrediente che un pochino mi ha incuriosito in questo abbinamento, perché appunto mentre le patatine al lime associato al pepe rosa le avevo già provate, non mi avevano fatto impazzire se non ricordo male, il cocco non lo vedo come un ingrediente da patatina, per cui andiamo ad assaggiare e vi faccio sapere come sono. Ok, sono effettivamente piuttosto strane, perché appunto il profumo è molto di cocco, mentre quando le si mangia c'è solo un leggero acido che arriva appunto dato dal lime, quindi non sanno particolarmente di cocco. Quindi non so nemmeno se consigliarvele, perché sono un po' un gusto, cioè sono un gusto talmente particolare che potrebbero non piacere, appunto anche perché non lo so, non mi convincono. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e fatemi sapere se le avete trovate anche voi e cosa ne pensate. Se non siete iscritti, mi raccomando di iscrivervi al canale in modo tale da non perdervi i prossimi video in uscita. E attivate appunto anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Qui sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Non mi resta che augurarvi buon Halloween e dirvi come al solito, have a nice life!